Benvenuti in questa nuova video ricetta. Oggi andiamo a preparare il tonno in crosta di mandorle. Andiamo subito a vedere gli ingredienti e poi la preparazione del piatto. Questi sono gli ingredienti che utilizzeremo per la preparazione del nostro tonno in crosta di mandorle. Come potete vedere abbiamo un tonno, abbiamo circa 20 g di mandorle, olio, sale, semi di sesamo, olio di semi di sesamo e qua abbiamo del panko. Se non l'avete potete sostituirlo con del pan grattato. Se non avete l'olio di semi di sesamo potete sostituirlo con dell'olio di oliva. Questo invece è il mio gatto che continua a fare miau miau, è vero? Bene, a parte questo continuiamo pure a vedere, iniziamo a vedere la preparazione. Innanzitutto andremo a tagliare, a sminuzzare le mandorle. Quindi prendiamo il nostro tagliere con il nostro coltello, andiamo a mettere le mandorle sul tagliere e andiamo a sminuzzarle. Se non volete farlo a coltello potete anche frullarle, cercate però di fare in modo che non siano pezzettini troppo piccoli perché vogliamo puntare a far sentire la croccantezza. Andiamo ad aggiungerle al panko. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Andiamo ad aggiungere anche un cucchiaio di semi di sesamo. Anche un poco meno. Dipende poi anche da quanto tonno volete panare, insomma. Quindi andiamo a aggiungerli, mescoliamo per fare in modo che al nostro tonno rimanga attaccata la panatura. Utilizzeremo un po' di olio di semi di sesamo e ho pensato anche di aggiungere un pochino di salsa di soia, proprio pochina, poca roba. Allora aggiungiamo proprio mezzo cucchiaio, diciamo un cucchiaino di olio di semi di sesamo. Se non l'avete utilizzate l'olio d'oliva oppure l'olio di semi. E poi aggiungiamo una stessa quantità rispetto all'olio di semi di sesamo di salsa di soia. Quindi diciamo un cucchiaino. A questo punto prendiamo un pennellino e andiamo a spennellare il nostro tonno anche sui bordi. Poi lo giriamo e lo spennelliamo anche dall'altro lato. L'olio di semi di sesamo fa veramente un profumo grandioso, quindi io vi consiglio di utilizzarlo se lo avete perché dà proprio un sacco di profumo. Cambia proprio l'aroma del tonno. Ok, andiamo a fare così, in questo modo. Come sentite, il mio gattino vuole farci compagnia quest'oggi in questo video, quindi glielo lasciamo fare. Allora, a questo punto, una volta che abbiamo ben spennellato il nostro tonno, dovremo impanarlo nel nostro composto, diciamo, di panko, mandorle, sale e semi di sesamo. Quindi facciamolo e poi dobbiamo semplicemente andare a cuocerlo. Quindi andiamo a prenderlo e andiamo a appoggiarlo dentro. Schiacciamo un po' in modo che la panatura aderisca bene. Poi lo facciamo anche dall'altro lato. E anche sui bordi.
potete anche fare in questo modo, prendere un po' e metterlo sopra, così. E schiacciare in modo che la panatura si attacchi e aderisca bene. Fate la stessa cosa anche sull'altro lato. Lo possiamo fare anche sui bordi. A questo punto, quando poi vi sembra che si sia attaccato bene l'impanatura al vostro trancio di tonno, possiamo andare a cuocerlo. Quindi prepariamo la nostra padella. A questo punto mettiamo la nostra padella antiaderente sul fuoco e facciamo scaldare 2 cucchiai d'olio di oliva. Potete mettere un pezzettino di mandorla nell'olio per capire se è caldo. Quando vedete che sfrigola, va bene, potete aggiungere il tonno. Abbassiamo un pochino la fiamma. E andiamo ad aggiungere il nostro trancio di tonno. Lo facciamo cuocere non più di un minuto per lato, perché il centro deve rimanere rosato. Ok, a questo punto lo giriamo. E lo facciamo cuocere un minuto anche dall'altro lato, anche poco meno di un minuto, anche 50 secondi. Ok, passato un altro minuto più o meno, andiamo a spegnere la fiamma e andiamo a prendere il nostro tonno e lo mettiamo sul tagliere. Quindi prendiamo il nostro tonno e lo spostiamo sul nostro tagliere. Potete prendere un pezzettino di carta assorbente e andare ad asciugare l'olio in eccesso. Dopodiché ho pensato di tagliarlo in questo modo. Preparato un piatto in cui lo metterò. Poi avevo preparato anche 3 pomodorini freschi. Possiamo tagliarli e metterli come guarnizione vicino al nostro tonno. Ovviamente io ho i pomodorini, potete utilizzare della verdura che vi piace, potete utilizzare anche della verdura cotta, secondo me la cosa l'ideale è della verdura di stagione, perché comunque è più buona, più gustosa e sicuramente accompagna bene un piatto come il tonno. Li posizioniamo in questo modo. Poi ho pensato anche di aggiungere un pochino di salsa otafuku, salsa teriyaki, come preferite, quella che avete in casa, sopra al tonno, ma non voglio aggiungerne tantissima, però adesso vediamo se ci riesco. Più o meno in questa quantità. Poi io consiglio di accompagnarlo con le verdure fresche di stagione. Quindi adesso andiamo a vedere l'interno. Ecco qua il nostro tonno in crosta con mandorle, panko, semi di sesamo, olio di semi di sesamo, verdurine, salsa di soia e salsa otafuku. Itadakimasu! Per questa video ricetta è tutto, ma se vuoi ricevere subito altri consigli e altre ricette della cucina giapponese, clicca sul link in descrizione a questo video e ricevi gratis il mini book con i miei consigli sulla cucina giapponese. In ogni caso, noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video sempre sulla cucina giapponese. Itadakimasu!